Noi ci siamo detti quasi quasi cominciamo con la nostra diretta e quindi abbiamo iniziato. Non sono naturalmente il solo a condurre questa serata perché potevo venire accompagnato, perché a fianco a me c'è il direttore di MessinaOra.it, Palmira Mancuso. Grazie, dopo codanta presentazione dovrebbe scattare persino un applauso, ma noi ne faremo a meno. Grazie ragazzi, davvero. Sound engineer. In realtà il vero motivo per cui siamo qui è proprio la presentazione di Time House, perché stasera Time House verrà presentato al pubblico, qui in diretta all'officina, un cortometraggio che poi comunque sarà visibile su YouTube e che a poco imparerete e scopriremo insieme. Infatti, diciamo, i più attenti di voi avranno notato che io e Palmira non siamo da soli. No. Perché in mezzo a noi, infatti, ci sono i protagonisti, possiamo dire. Sono insieme i protagonisti. Sì, i tre protagonisti di questo thriller che non ci vogliono svelare granché, però noi intanto li almeno presentiamo. Almeno i nomi potete dire, ce li sì? Sono allora, Umberto e Daniele Vita. Noi sappiamo anche come riconoscerli, a questo punto lo sveliamo. Sul facile, esatto. Palmira ha giocato abbastanza facile, presentandoli in una volta sola. Umberto ha un neo, vedete un po' che scherzi della natura, Daniele no. E in mezzo Giuliana Di Dio, che è anche la protagonista femminile. Quindi intanto grazie e ben trovati. Grazie. Allora ragazzi, innanzitutto vi diciamo la prima domanda, quella che mi viene in logica. Come ci siete finiti dentro Time House? Chi vuole rispondere innanzitutto? Ok, va bene, vai. Innanzitutto è stata un'esperienza bellissima. Siamo finiti qui perché dopo lo spot insieme a George Clooney per una nota campagna discografica. Infatti tanti mi hanno, infatti dicevano, ma chi è quello accanto ai gemelli De Vita? Hanno detto, guardando lo spot, ho detto, ma chi è quello? Scusate, siccome appunto non so se l'avete sentito voi da questa parte, mi ha spiegato un po' come è andata, come siete stati chiamati. La mia domanda è tutto è conseguenziale a questo famigerato spot che comunque trovate anche su YouTube, di una nota marca di telefonia, con un noto attore che ha iniziato nel ruolo di medico, ha fatto anche Batman, mai più lo ricordano per appunto trattamenti estetici in parti in cui uno pensa che mai si potrebbero fare dei trattamenti estetici. No, ma in realtà, nel senso, voi... Quindi comunque... abbiamo un contratto per Sky ormai da un anno e mezzo, due anni, per cui lavoriamo per Sky e niente, ci chiamo Danilo Corroi, il regista del cortometraggio, dicendo ragazzi, vi ho visto in pubblicità, allora era sulla Mediaset e ci piacerebbe che voi poteste entrare comunque in questo grande progetto e da lì niente, ci siamo un po' informati e abbiamo accettato. Anche per te la prima esperienza come cortometraggio è di recitazione oppure no? No, non è la prima esperienza, sono stata protagonista di un altro cortometraggio. Com'era quell'altro cortometraggio? No, è stata un'esperienza così, perché con un mio collega di università abbiamo voluto fare questa esperienza, ma niente di che. È possibile vederlo online? No. Lo siete tenuti per voi. L'abbiamo mandato a vari festival, però purtroppo non è fatto. Vabbè, dai, comunque. non ti farò la domanda, è più bello questo o l'altro, perché poi è come chiedere se vuoi più bene a papà o mamma, quindi sono state due esperienze diverse. Immaginavo. Se andiamo allora sulle domande, inizio il mio ciclo di domande stupide. È capitato per esempio sul set che vi scambiassero e quindi dici "Oh, alter ego" e chiamavano in realtà te? Raramente, perché sai, una volta che si conosce, il primo impatto dei gemelli è caspita, chi è Umberto e chi è Daniele, ma poi sai, quando conosci già, passa quel quarto d'ora, 20 minuti già, e le nostre caratteristiche, personalità si differenziano sempre di più, perché siamo molto molto opposti. Ho capito, wow! Allora, Fabio, ti interrompo perché ci dice il regista che i nostri attori principali devono salire immediatamente sul palco, quindi li lasciamo. Bello della ragazzi, diretta, magari signora. Ci vediamo in bocca anche dopo, al lupo allora in bocca per questa prima missione. Grazie a voi per l'invito, un saluto a Messina Ora. Ci hanno salutato, non la faccio una grande saluto a Messina Ora, grazie davvero di cuore. A tutto ciao. Ci sarà modo di raccontartele.
noi ce lo vediamo, ma allora voi no. Noi vediamo perché noi lo vedremo, voi no, ma lo potrete senz'altro vedere su YouTube a partire dalla prossima volta. Tra l'altro, non so se lo sai, ma la sceneggiatura è nata su internet. In realtà c'è lo sceneggiatore, è un torinese che speriamo di trovare qui, perché è a Messina, chiaramente è qui stasera, ma probabilmente lo incontreremo dopo la proiezione. E lui ha fatto la sceneggiatura. I ragazzi su una serie di sceneggiature hanno scelto la sua, lo hanno contattato, lui gli ha ceduto insomma questa sceneggiatura, e quindi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensa della realizzazione, perché qualche cambio io so che c'è stato. E subito sul nostro divanetto è spuntato il primo ospite, così magicamente, in realtà l'abbiamo un po' preso con un tranello, noi lo ringraziamo naturalmente di essersi fermato, perché anche perché non poteva più scappare. Lo sceneggiatore di Time House. Presentalo tu, Palmira, perché... Sì, lui è Massimo Giglioli, arriva da Genova, anche se è nato a Torino, così spieghiamo anche i comunicati stampa che in questi giorni l'avevano insomma annunciata come torinese. In realtà lui è genovese, tra l'altro sta perfettamente, visto che, come avrà saputo, queste serate sono state dedicate a Fabrizio De André, quindi la sua Genova è stata presente qui, malgrado lei non ci fosse. Detto questo, abbiamo la possibilità di commentare a caldo questa proiezione, ricordando che è anche la prima volta per lui che è lo sceneggiatore, e che probabilmente avrà notato delle differenze rispetto alla sceneggiatura originale. Giusto per onestà, dobbiamo dire che poi verrà registrato, quindi, e poi verrà visto su internet, quindi verrà visto anche da regista, certo. Cioè da tutti. Sì. Questa era una sceneggiatura aperta, molto aperta, e il regista in determinate occasioni ha superato quello che io volevo rappresentare con gli effetti speciali, cioè, ha superato letteralmente quello che io avrei voluto rappresentare, e in altre situazioni ha sottovalutato, diciamo, quello che io avrei voluto rappresentare, ma in totale, possiamo dire che ha un... L'esperimento insomma è ben riuscito. Loro si chiamano Non Guardarlo, quindi secondo me questo nome non gli ha portato... Non Guardarlo benissimo. Non dovrebbe essere confuso con Non Parlarne precedentemente. Noi ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, e le facciamo ancora comunque i complimenti. Spontaneamente, certo, per forza. Invitato, altrimenti diciamo non l'avremmo lasciato neanche passare. Quindi. Appunto, naturalmente. Quindi ringraziamo Massimo Giglioli, sceneggiatore di Time House. Giglioli, ecco, naturalmente. Mi scusate. Solo il sito, perché appunto sappiamo la storia che il soggetto è stato recepito, è stato visto sul sito. Qual è il suo sito? Dove anche giusto uno per curiosità, per andare a vedere. Pubblicità non serve, comunque è Massimo Giglioli, cercatelo su Google e trovate. Grazie mille. Grazie a voi, siete simpaticissimi. Amo la Sicilia. Raggiungerci, non mi fare sbagliare da là sopra dicendo tutte quelle cose.